La guerra non cambia mai. Ciao a tutti ragazzi, io sono Phantom, benvenuti sul mio canale, benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qua con Fallout 3, 16° episodio, siamo alla stazione di Maresti. Come potete sentire, credo, è arrivato il nuovo microfono, quindi sto registrando con il nuovo Samsung Meteor. Ho fatto un post a riguardo nella community di YouTube, quindi se volete andare a vederlo è lì. Niente ragazzi, mi scuso in anticipo se questo è un video un po' di prova, diciamo, è il primo video serio che faccio con questo microfono, quindi non so ancora bene come settarlo, non so bene dove posizionarlo, quindi sicuramente sentirete qualsiasi rumore di fondo, quindi la tastiera, la sedia che scricchiola e tutte le varie cose. Comunque, spero che la qualità audio sia migliorata. E facciamo un piccolo recap. Siamo arrivati alla stazione di Maresti, stavamo seguendo la quest Legami di Sangue, quella di Lucy West, dove in pratica lei ci ha dato una lettera da consegnare alla sua famiglia. Siamo arrivati ad Arefu, come volete chiamarla. Abbiamo trovato i cadaveri dei genitori di Lucy West e scoperto che era sparito il fratello, Ian West. Quindi siamo stati incaricati da Evan King a cercare i rapitori di Ian, appunto la famiglia. Quindi le nostre ricerche ci hanno portato qua, alla stazione di Maresti. Adesso andiamo a vedere un po' i vari NPC che compongono questo ambiente. Ho settato Fallout con le texture di qualità media, ho cambiato un po' di parametri, per adesso mi va sui 30 fps fissi, la qualità non è delle migliori, però spero che possa essere abbastanza gradevole. Allora, vediamo Alan. Che tu sei? Che cos'è? Che cos'è? Sto cercando Ian West, l'hai visto? Qui non ho alcuna autorità. Sono arrivato da poco. Justin ha cercato di parlare con Ian, di farlo sentire meglio. Forse dovresti parlargli tu. Ok, quindi sappiamo già che Ian è qui. Questo ce l'ha confermato. Cos'è questo posto? In questo momento lo considero la mia casa. L'unica casa che mi abbia mai lasciato in pace con i miei problemi. Parlami della famiglia. Beh, può far parte della famiglia chiunque Vance decida di accogliere a causa dei suoi problemi particolari. Ok. Cioè, non ci ha detto granché, lui è uno degli ultimi arrivati, in sostanza. Oh, alla grande. Trovo che il nuovo ragazzo sia davvero carino. Stanno parlando di Ian, ovviamente. Così giovani, prima di... Allora, dirigiamoci da Vance, io lo lascerei solo per un po', il capo, quello che comanda qui. E lui. Lo potete riconoscere da la shish kebab. Questa spada è una spada fatta con una lama di falciatrice alimentata a benzina. Una spada che prende fuoco e dà fuoco. Il mio benvenuto nella nostra casa. La mia gente mi chiama Vance. Sono a capo di questo gruppo di viaggiatori esausti e rinnegati che hanno bisogno di una casa. E a cosa devo il piacere della tua visita? Ok. Questo posto è molto diverso dagli altri insediamenti. Ciò che vedi davanti a te è l'ultimo baluardo di speranza per gli oppressi e gli incompresi. È un rifugio per gli oppressi e una speranza per chi subisce la tirannia. Consenti a Vance di continuare. Siamo gli scarti della società, gettati via come gli ossi ripuliti e avanzati dopo una festa di cacciatori. Ho condotto il mio gregge sotto le calde sabbie della zona contaminata per proteggerli e insegnare loro ciò che so. Gli uomini di scienza ci chiamano cannibali, mangiatori di carne umana. La società ci etichetta come mostri, demoni e sporcizia. Inutile parlare su esattamente cosa sei. Non so se abbiamo l'eloquenza necessaria per vincere questa sfida di eloquenza. Temo che la conoscenza necessaria per apprezzare la nostra vera natura sia molto al di sopra del tuo livello di comprensione. Io direi di riprovarci, ragazzi, perché voglio vincerla questa sfida di eloquenza. Allora, vediamo se abbiamo qualche aiuto, innanzitutto per l'eloquenza. Il vestito che indossiamo non ci fornisce nulla. Carisma meno uno questo? No. Allora, jet, punti azione, medix? No. Mentats, percezione, intelligenza? Boh. No, l'intelligenza non... No, 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 ci serve carisma, no. Allora. Carisma più uno, bevendo lo scotch. Ok, proviamo così. Cosa facciamo? Facciamo un salvataggio rapido. Bene, credo.
dove ci sta Vance. E tentiamo di vincere la sfida di eloquenza. È sparito. Adesso è seduto giù. Cioè, ma che cazzo. Vediamo dopo. Ok. Proviamo un po'. Salviamo qua. Facciamo. Il mio benvenuto a me. Il mio benvenuto nella nostra casa. La mia. Sì. Cosa? Questa l'abbiamo già sentito. Eloquenza 55. Inutile parlare, so esattamente cosa sei. Mi stupisci. Non ho mai incontrato un umano che possedesse il dono della cognizione come te. Onestamente. Dimmelo allora, cosa siamo noi? Siete vampiri, o almeno vi rifate alla tradizione letteraria. Pensi che creda di potermi trasformare in un pipistrello e volare via? Ovviamente no. La mia immagine si riflette allo specchio? Assolutamente sì. Ora chiedimi se ritengo che la gente della zona contaminata abbia bisogno di me per dare loro uno scopo e un'identità. Ho mostrato a questa gente la via dei vampiri. Ho dato loro rifugio, organizzazione e senso di appartenenza. Lo fai insegnandogli che sono esseri mitici? Stai semplicemente facendo il lavaggio del cervello? Diciamogli la prima. Adesso mi deludi. Devi aprire la mente e pensare per un attimo prima di giudicare. Ho mutato le loro necessità e ho insegnato loro a non mangiare la carne, ma a bere il sangue. E cosa più importante, hanno una famiglia. Un posto dove le loro battute di spirito sono tollerate e capite. Quindi in pratica siete dei cannibali avanzati. Cerco un ragazzo che si chiama Ian West. Ah, sì, il mio nuovo allievo. Cosa vuoi da lui? Una lettera per lui. Ian non dovrebbe trovarsi qui. Una lettera per lui da parte della sorella. Quindi una parte della sua famiglia è sopravvissuta. Una ragione in più per cui deve rimanere in isolamento. Ian è in un momento difficile della sua vita. Dopo tutto ciò che è successo a Darefu, è spaventato e confuso. Sarebbe una decisione stupida permetterti di parlargli quando deciderà cosa vuole fare. Cosa gli è successo? La fame di carne di Ian l'ha sopraffatto. L'ha portato a uccidere i suoi genitori. Grazie al mio intervento, quella notte si è fermato poco prima che fosse perso per sempre per la sua brama di carne. Volete dirmi che Ian è un cannibale? Ti sto dicendo che non sarà mai più definito come tale. È diventato uno di noi, un membro della famiglia. Bisogna controllare la fame che ci spinge. È una cosa difficile da insegnare. Ian ha perso il controllo perché nessuno lo ha guidato. La sua stessa famiglia era composta da sconosciuti per lui. A Ian rimane solo questa lettera della sua vecchia vita. Lascia che gliela dia. No, non sarebbe giusto. Raga, non ce l'abbiamo fatto. Mentre è in fase di meditazione. Scusami, ma non posso permetterlo. Vabbè. Comunque fatemi spegnere sta cazzo di radio. Se la trovo, perché ci mancano solo i problemi di copyright. Ok. Quindi non ci permette di vedere Ian. Dobbiamo assolutamente consegnare il messaggio, quindi se non siamo riusciti a fare leva sul capo della famiglia, ovvero Vance, proviamo a fare leva su qualcun altro. Proviamo a fare leva su Brianna. Bene, bene. Mi sorprende che tu non mi conosca. Sono Brianna. Io mi prendo cura degli uomini da queste parti. Beh, di quelli non sposati. In questo momento Vance lo ha messo nell'area di meditazione. Nessuno può entrarci. Povero ragazzo. Sembra proprio che gli serva un altro amico. Potrei essere io suo amico. Beh, è gentile da parte tua. Ma Vance spaccherebbe il mio bel culo se ti dicessi dove trovare Ian. Mi dispiace. Beh, non è un posto molto grande. Prima o poi lo troverò. Non hai nient'altro da dirmi? No. Come ti ho detto, in questo momento Vance lo ha messo nell'area di meditazione. Nessuno può entrarci. Ok. Brianna non ci ha detto nulla di utile. Quindi facciamo leva su qualcun altro. Proviamo con Justin. Non ti ho mai visto prima. Pensavo di conoscere tutti nella famiglia, ma non ti ho mai visto. Devi far parte dei nuovi iniziati di Vance. Mi chiamo Justin, sono nuovo da queste parti. Quindi di conseguenza sei inutile. Ian. Cosa vuoi da lui? Ha bisogno di parlare con qualcuno esterno per mettere le cose in prospettiva. Non ci ho mai pensato in questi termini.
Credo che dovrebbe parlare con qualcuno come te. Ecco la password per l'area di isolamento. Però non fare il mio nome a Vance su questa storia. Che idiota in pratica questo qua. È arrivato da poco nella famiglia, si è guadagnato il loro rispetto. E al primo estraneo che capita gli dà tutte le informazioni. Non hai altro da dirmi? No, solo che Vance ha detto che non deve essere disturbato mentre è in meditazione. A casa non bisogno di lui, la sua famiglia è morta. Sì, lo so, me l'ha detto. Ti sorprende? Beh, Jan era lì quando è successo e non ha fatto niente per fermarlo. Se ti chiedi perché, la risposta è ovvia. Il suo posto è qui, è uno di noi. Non negargli la sua legittima casa. Devo andare. Ok. Adesso abbiamo la password dell'area di isolamento. Quindi direi che possiamo aggirarci un po' intorno e controllare un po' cosa c'è. Tra le solite cianfrusaglie, queste qua, sul Fallout 76, soprattutto i ventilatori, andrebbero a ruba per i vari componenti. Una mina da tappo. Ok, questa è utile. Tentiamo di prenderla senza farci sgamare. Con lei ci abbiamo già parlato. Vediamo qua su cosa ci sta. Ok, questa qua è la moglie di Vance. Holly. Non credo che ci siamo presentati come si deve. Sono Holly, la moglie di Vance. Vance. Come ho detto, è in isolamento. È tempo che mediti e rifletta. Ma noi non abbiamo parlato con Lady Anne. Vabbè. Ok. Questa è tutta roba che... È chiuso per una ragione. Non farti stare. Vai tranquillo. Tutta roba che dobbiamo controllare quando loro dormono e sono distratti. Quindi andiamo verso l'area di isolamento. Siccome il posto non è grandissimo, ovviamente sarà vicino. Allora, terminale di Vance bloccato, difficile. Armadietto delle spade, ragazzi. Qua dentro ci sta un'arma unica. L'unico modo per aprirlo è scassinarlo oppure rubare la chiave a Vance. Non mi ricordo sinceramente se la chiave la si può borseggiare o se bisogna per forza di cose ucciderlo. Ragazzi, non riesco ad aprire sta serratura, com'è possibile? Ok. Rix, sacca di sangue e steampack. Questa invece è già aperta, cosa c'è? Froscino, roda away, prendiamo tutto. Mentats servono sempre. MLX perché sì, in Fallout i MLX vanno portati nei piatti, come se fosse una pietanza. Ok, eccola qua. Sblocca porta, aria di sicurezza. Qui salviamo perché, se non ricordo male, ci sta una sfida di eloquenza da vincere. Questo qua è Ian, qua ho visto... No, sembrava uno steampack, mi ne ho ingannato gli occhi. Come hai fatto ad arrivare lì? Eh? Cosa vuoi? Ti ho cercato. Immagino che non dovrei essere sorpreso. Sono sicuro che in questo momento Ivan King è piuttosto incazzato. Scommetto che ha mandato tutta la città a cercarmi. È peggio dei miei genitori. Che sguardo triste. Mi dispiace, Ian, ma i tuoi genitori sono morti. Pensi che non lo sappia? Credi che non sappia cosa ho fatto? So cosa hai fatto. Vance mi ha detto tutto. Allora penserai che sia una specie di mostro. Questa è la cosa più sensata. C'è qualcosa in me. Qualcosa di completamente incasinato. Sono un mutante, un mostro. L'unica persona con cui potevo parlare era mia sorella Lucy e ora se n'è andata. A nessuno frega di me tranne che a Vance e alla famiglia, capisci? Vediamo se riusciamo a vincere questa sfida eloquenza. Torniamo a casa, Ian. L'unico modo per sconfiggere i tuoi incubi è affrontarli. No, no, non ce l'abbiamo fatto. Leggi questa lettera, Ian. L'ha scritta Lucy. Le manca davvero casa sua e ha chiesto molto di me. Credo di aver sbagliato tutto. Non avrei dovuto venire qui. Scommetto che Lucy sta male quanto me. Di' a Vance che ho preso la mia decisione. Torno a dare fu.
Spero di rivederti là. Raccoglierò le mie cose e saluterò tutti. Poi tornerò indietro. Così, easy. Easy proprio. Vediamo un po' se Vance o Vans, una marca di scarpe, dice che va bene sta cosa. Eccolo qua. Ho sentito che hai deciso di parlare con Ian nonostante i miei consigli. Incazzatissimo. Comunque stiano le cose, mi interessa la vostra conversazione. Ha preso una decisione? Prima di parlare di Ian dobbiamo sistemare la faccenda di RFU. Se prometti di mantenere questo livello di civiltà, vai pure avanti. Dai una speranza a quella gente, così indifesa. Vista la tua sincerità, tutto ciò che posso promettere è che RFU non sarà più bersaglio della famiglia. A parte questa, non faccio altre promesse. Che cazzo. Allora, ci deve essere una fonte di sangue alternativa per sopravvivere. I vampiri bevono qualsiasi tipo di sangue umano, anche delle sacche di sangue. Proviamo con l'intelligenza. Molti anni fa sopravvissi bevendo da sacche di sangue fresco che trovai tra le rovine dell'ospedale. L'unico problema della tua idea è che queste sacche scarseggiano. Cosa proponi? RFU dona sacche di sangue e tu in cambio lasci in pace la città. RFU dona sacche e tu in cambio gli offri protezione. D'accordo. Per favore, porta questa proposta ad RFU. Parla con loro e poi torna da me con la loro decisione. Ti ringrazio per avermi dimostrato che di quelli come te ci si può fidare. È una lezione che non scorderò. Allora, dimmi di Ian, cosa ha deciso? Deciso di lasciare la famiglia. Mi rattrista perdere uno dei miei adepti, ma credo che ognuno debba seguire la propria strada. Tutto ciò che stavo tentando rifare era guidarlo. Ora sembra che la responsabilità sia ricaduta su di te. Spero che tu abbia più successo. Per favore, prendilo. Consideralo una ricompensa per tutte le traversie che hai dovuto sopportare per arrivare sin qui. Addio. Il tempo che abbiamo passato insieme è stato educativo. Ok, ci ha dato gli schemi per costruire la spada che ha equipaggiato. Tra l'altro, mi ha aggiunto una cosa prima nell'inventario e non ho capito cosa. Allora, armi non è aggiunto. Vestiti nemmeno. Ok, quindi questi componenti, lama di falciatrice, leva freno, luce pilota, ci servono per creare la shish kebab. Sinceramente, la proposta di Vance ci ha aggiunto, ok, perfetto. Adesso dovremo tornare ad RFU a informare Van King appunto della decisione presa da Vance. Comunque ragazzi, avete visto, in nemmeno 20 minuti abbiamo risolto tutta la situazione, cioè... Io sono l'ultimo degli stronzi che arriva e distrugge tutto quello che ha creato questo povero Cristo qua sottoterra. Perfetto. Ragazzi, faccio un piccolo taglio e ci vediamo direttamente ad RFU. Ok ragazzi, rieccoci qua. Tra l'altro ho controllato la registrazione perché ho notato che era troppo bassa la luminosità. Spero così di aver risolto. L'ho alzata un pochino, l'alziamo ulteriormente, perché in pratica ho sistemato le varie opzioni di Fallout 3 e quindi mi aveva resettato tutto e non mi ero accorto assolutamente della luminosità, perché io con i settaggi del monitor vedevo il gioco molto più lucente di quanto in realtà fosse. Quindi mi dispiace che voi siate dovuti subire 20 minuti di scarsa luminosità. Ok, parliamo con Evan King. Eccola! L'eroina del giorno! È finito, Ivan. La famiglia non infastidirà più RFU. Lo so, ho parlato con Ian e mi ha detto tutto quello che hai fatto. Non so come tu abbia fatto, ma sono felice che tu abbia percorso quella rampa e ci abbia teso una mano. Grazie ancora, ragazzo. Considerati il benvenuto quando ricapiti in quest'area della zona contaminata. Una proposta per te da parte di Vance, il capo della famiglia. Interessante. Sembra che vogliano raggiungere una specie di accordo. Immagino che sia meglio che stare tutto il giorno con la pistola puntata verso quella rampa e nascondersi in casa la notte. Dì a Vance che l'affare è fatto. Accettiamo.
Parlerò con gli altri. Sono certo che saranno d'accordo con me. Ok. In pratica, ragazzi, se non siete esperti di Fallout, tra virgolette, non meravigliatevi di sta cosa. Il gioco dà per scontato che l'NPC legga il messaggio e quindi risponda così. Cioè, non hanno nemmeno fatto l'animazione tipo di lui che prende il foglietto, legge un po' e dice «Oh, d'accordo, accetto questa cosa». No, appena clicchi il coso, accetta subito. Qualsiasi aiuto sarà apprezzato. Ho messo da parte un po' di roba per le emergenze, in caso la situazione ad Arefu degenerasse. Puoi prendere qualcosa se ti va. E ci molla un po' di cose. Whisky. Troppo carico e non possiamo correre. Allora, non ho capito se devo riferire la cosa. No, non dobbiamo riferire nulla. Tra l'altro, ragazzi, ho 235 di peso. Come mai ho così tanto peso? Cioè, siamo pieni di cagate, in sostanza. Perché in Fallout 3, a differenza di New Vegas e gli altri, non ci sta la modalità duro, quindi non bisogna bere o mangiare. Quindi, perché Phantom sì? Pieno di cibo. Non stai giocando a 76. E tra l'altro adesso con il nuovo aggiornamento nemmeno la soddisfazione di bere o mangiare ti danno più, visto che è diventato facilissimo, cioè, il declino del gioco. Allora ragazzi, abbiamo completato Legami di Sangue, una missione particolare. Abbiamo ancora da completare Furto della Dichiarazione di Indipendenza, Ricerche Scientifiche, quella principale, L'Uomo Replicato, Guida Sopravvivenza alla Zona Contaminata, Dose, che non mi ricordo il titolo in italiano, Aiuti Rinnegati, questo è del DLC, e di Operation Encourage, questo è di Mothership Z, Point Lookout e The Pit. Questi sono tutti i DLC che faremo magari più avanti. Il primo che vorrei fare è il Pit, perché è uno dei miei preferiti, bellissimo, lo adoro. Ragazzi, però direi che questo 16° episodio di... Oddio, sto cadendo, tipo... di Fallout 3 lo terminiamo qui. È stato un video, diciamo, molto, molto chill. Un ritorno su Fallout 3. Ragazzi, fatemi sapere qua sotto com'è l'audio, per favore. Perché questo, diciamo, che è un test, in pratica. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se il video vi è piaciuto. Mi scuso se non c'è stata molta azione, ma è ovvio che ci siano dei video così. Supportate la serie, ragazzi. Altrimenti non la porto più. Non ha senso. Io voglio condividere con voi il bellissimo Fallout 3, che per carità di Dio, col mio PC non rende per nulla. Però fatemi sapere che se l'apprezzate o meno, fatemelo vedere. Quindi ragazzi, vi ringrazio se avete visto il video fino a qui. Tu, ehi tu, sì, proprio tu, se hai visto il video fino a qui, scrivi un commentino, per favore. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.